macro categoria imprese, categoria innovazione. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione, soluzioni per l'industria 4.0 meccanica di precisione. E andiamo a leggere la motivazione. Per supportare costantemente il cliente e offrire servizi di formazione e consulenza personalizzate, per aiutare le aziende a migliorare l'efficienza dei processi in un contesto di cambiamento verso la digitalizzazione. Il premio va a Vero Project. Invito a salire sul palco con me Antonio Perini, amministratore delegato. Bentrovato. Buongiorno. Complimenti. Grazie. Ecco il suo premio, prego, si avvicini così facciamo qualche ripresa come per tutti i premiati e qualche foto di rito. Dottor Perini, si accomodi pure. Le chiedo in primis un commento a caldo su questo riconoscimento, che cosa significa per voi? Per noi è un riconoscimento molto importante di anni di lavoro, soprattutto di un team, perché il pregio di Vero Project è che è un team coeso, fatto dai soci, fatto dai collaboratori, dai dipendenti, e quindi il premio va a tutti noi. Ecco, soprattutto mi permetto sempre di aggiungere con tutti voi in un anno come quello che abbiamo appena passato, quindi ancora di più mi pare di capire che lei vuole mettere in evidenza il consolidamento del team, il lavoro fatto tutti insieme in sinergia. Sì, diciamo che l'anno scorso è stato un anno in cui i dubbi, le difficoltà, le perplessità su come sarebbe stato il mercato, su cosa sarebbe successo, ci hanno attanagliato pesantemente direi tra febbraio e marzo. Però abbiamo avuto un team molto convinto di farcela, abbiamo chiuso l'anno molto bene, quindi mantenendo i numeri dell'anno precedente, e quest'anno abbiamo cominciato ancora meglio, quindi siamo molto soddisfatti. È una sfida e questo premio ci spinge ancora di più ad affrontare la sfida della trasformazione digitale, ed è una sfida nella quale la professionalità, la conoscenza e la capacità di affiancare il cliente è sempre più importante ed ogni giorno ci dà esperienze e soddisfazioni aggiuntive. Sfida digitale, infatti nella motivazione è stato proprio evidenziato questo cambiamento verso la digitalizzazione, un processo immagino che era già cominciato, che poi si è accelerato, no? Ha avuto un'accelerazione proprio importante. Diciamo, la legge Calenda ha dato l'input, ma all'inizio è stato visto come un vantaggio fiscale, quindi non una trasformazione organizzativa, mentre la nostra missione è sempre stata quella di dire che un conto è avere un vantaggio fiscale, un conto è guardare al futuro. Un futuro in cui è un mercato sempre più ampio, che vuol dire più concorrenza, ma vuol dire anche più opportunità. Quindi avere la gestione dei propri costi, avere la capacità di conoscere la propria azienda, aiuta a fare scelte in tempi rapidi, perché oggi si fanno in tempi rapidi, e soprattutto guardando un progetto di lungo termine, non cosa succede domani mattina, che è quello che ci ha insegnato un po' il Covid. Certo, progetti a lungo termine, quindi cosa vi attende per il futuro? Noi l'obiettivo è di continuare a crescere e continuare ad aumentare quella che è la nostra capacità di presenza, non solo nazionale ma anche internazionale nei prossimi anni, ma è anche quello di diventare sempre più leader di mercato nel mondo della 4.0, e questo vuol dire non essere mai fermi, non pensare di essere arrivati, ma ogni giorno cercare di migliorarsi e di crescere e dare una prospettiva in più ai propri clienti. E allora complimenti, vi aspettiamo qui anche l'anno prossimo, dobbiamo consolidare tutto questo, è già consolidato a dir la verità perché sennò non sareste qui a ricevere il premio, però l'anno prossimo una nuova sfida è aperta. L'accettiamo e speriamo di rivederci nella stessa posizione. Esatto, assolutamente. Quindi prenda pure il premio Vero Project, eccellenza dell'anno innovazione, soluzioni per l'industria 4.0, meccanica di precisione. Complimenti, grazie al dottor Perini, amministratore delegato. Grazie a voi, grazie. Buona giornata.